Noi siamo qui e c'è una bellissima piazza, c'è tanta gente, perché la domanda molto precisa è quella che bisogna fermare questo massacro, bisogna cessare il fuoco, bisogna evitare il massacro sul popolo palestinese. Noi siamo qui per dire in modo molto chiaro che nel difendere il popolo palestinese chiediamo contemporaneamente il riconoscimento del popolo di Israele, vogliamo la pace, chiediamo di liberare gli ostaggi, chiediamo di liberare i prigionieri, chiediamo di applicare quelle che sono le direttive dell'ONU che da tempo non vengono rispettate. E la stessa logica con la quale siamo scesi in piazza il 24 di febbraio in tutta Italia, e intendiamo non fermarci perché è il momento di dire basta con le guerre, e siamo qui anche per difendere il diritto di manifestare, perché la democrazia e il diritto di manifestare si difende manifestandolo. È il momento di vedere in faccia le cose, basta far morire gente innocente, bambini che non c'entrano nulla, e insisto, noi siamo qui nel difendere il popolo palestinese, noi difendiamo anche il popolo israeliano. Chi oggi sta facendo dei danni è Netanyahu per le politiche che sta facendo, non noi che manifestiamo per chiedere la pace dappertutto.